Che spettacolo! Questa è l'unica cosa che mi viene da dire quando penso al pre-partita di Juventus Sporting. Venite con me. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e amico Rason, how you doing? Come state? Siete pronti per questo partitone in Europa che ci aspetta oggi contro lo Sporting? Lo state preparando come ci hanno insegnato, con l'ansia, il nervosismo, la paranoia, i pensieri negativi? Sì, no? È così, ormai è diventata tradizione, ma non vi preoccupate, perché Andrea, il vostro stay calm da New York, porta calma e serenità sul tavolo, o almeno ci proviamo. Almeno ci proviamo, perché ragazzi, ormai di calcio non si parla più. Non si parla di Pogba, che è stato rivisto in gruppo e che lascia intravedere qualche speranza, forse, di poterlo vedere in campo prima del prossimo secolo, o forse no, questo non lo sapremo mai, ma soltanto il tempo ce lo saprà dire. Non parliamo del piccolo infortunio che ha avuto Vlahovic, che fortunatamente sembra lo farà presenziare in panchina la partita. Tanti dicevano che appunto un po' di panchina poteva essere una soluzione momentanea che gli avrebbe fatto bene psicologicamente. Quindi non parliamo di quello, non parliamo di Vlahovic che non sta male, va in panchina, forse gioca uno spezzone di partita, non parliamo della difesa a 4, non parliamo di tutte le possibilità, le variabili che ci potrebbero essere, ma essendo il giorno della partita come i due giorni precedenti alla partita, parliamo di cose che siano inerenti alla Juve. Tipo, vogliamo parlare di Paredes che discute con Allegri? Parliamo di Paredes che discute con Allegri durante il pranzo di Pasquetta. Che spettacolo! Queste sono le parole che ho usato durante l'intro e queste sono le due parole che mi vengono in mente quando vedo il tempismo con cui viene tirata fuori questa notizia. Ma lo spettacolo vero non è tanto quella che sono i soliti, chiamiamoli giornalisti, no? Ma sono questi personaggini, capito, che cercano interazioni su Twitter, come ha detto da poco il buon Guido Tolomei. La soluzione la dobbiamo portare noi a questo problema. Noi dobbiamo smettere di dare voce a queste persone, noi dobbiamo smettere di fare il gioco che vogliono loro, e quindi di dargli interazioni, retweet, commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Cercate di non considerarli, questa è l'unica cosa che possiamo fare. Ma ragazzi, buoni tutti, perché lo spettacolo vero arriva dal nostro nuovo migliore amico, ormai non si può neanche più chiamare nuovo perché è già passato un po' di tempo ridendo, scherzando, però arriva dal nostro amico Kinè, con la Juventus che ci fa sapere appunto che le indagini sul caso stipendi sono state concluse, che la procura ha comunicato appunto alla Juve che sono state concluse. Adesso la Juventus avrà accesso a queste carte e avrà 2 settimane di tempo per presentare la propria difesa, diciamo. Adesso sicuramente sto usando tutti termini sbagliati, perdonatemi, ma tanto il succo, ragazzi, lo capite, noi non è che voglio stare qui a fare giurisprudenza, stiamo discutendo della questione, soprattutto in questo momento stiamo discutendo del tempismo, perché voi pensate sia un caso, io personalmente non ce la faccio, non riesco a pensarci, però aprile è il mese appunto più importante, il mese in cui abbiamo più incontri fondamentali che possono effettivamente risultare in qualcosa di definitivo nel campionato, nella stagione che stiamo affrontando. E casualmente proprio nel mese d'aprile sappiamo già che ci aspetteranno diverse tappe, diversi step del nostro percorso
giudiziario sportivo che abbiamo intrapreso a nostro malgrado da dicembre a questa parte. Tempismo con cui si dimostra semplicemente che ormai la tendenza è questa. Come ha detto Massimo Mauro, è chiaro e evidente che la Juventus ha un problema col sistema. A me dovete perdonarmi se sono ripetitivo, però cioè non vedo come non esserlo, non vedo come posso non dare risalto a questo elemento, non vedo come io non possa lamentarmi di questa situazione. Quindi niente, la Juventus che in due settimane deve puntare la propria risposta, e noi che oggi invece di parlare della partita di Europa League che ci aspetta contro i portoghesi, siamo qui a parlare di eventi giudiziari ancora da accadere. Adesso, fratelli e sorelle juventini, l'unica cosa che io mi sento di dirvi è: non cadete nella loro trappola. Non cadete nella loro trappola, non vi fate prendere dalla paranoia, dall'ansia, perché queste sono cose che non vi fanno leggere le situazioni in maniera lucida. E soprattutto aspettate il campo con ansia, aspettiamo la partita con ansia. Il campo è l'unico vero tribunale che giudica quelli che sono i nostri successi. Noi sappiamo che vincere è l'unica cosa che conta, perché su quel campo ci siamo stati sempre. La lotta porta a vincere, a perdere, pareggiare, brutti momenti, bei momenti, ma alla fine c'è sempre ragione. Quello è l'unico tribunale in cui la sentenza conta veramente e in cui sembra che le cose siano nelle nostre mani. Il nostro destino sul campo è nelle nostre mani. Quindi, ragazzi belli, carichi! Carichi, orgogliosi, testa alta, quanto è bello essere juventino, e andiamo a vincere questa partita contro lo Sporting, perché non c'è nessun altro risultato che viene considerato nella mia testa. Carichi, niente paure, perché soldi e paura mai avuti, questo non ve lo scordate, e soprattutto le tre regole principali che io ve le ricordo sempre alla fine di ogni video, perché così voi state belli inquadrati, pronti a affrontare ogni giornata, ogni difficoltà. Stay fresh, stay crispy e stay calm, man. Ciao belli.